Intanto ringrazio la signora Bellotti per questo invito che ho accettato di buon grado. Io sono qui come preside della facoltà di medicina, ma direi soprattutto, sicuramente soprattutto come medico da oltre 40 anni. Proprio oggi, il 12 novembre, sono 43 anni dal giorno che mi sono laureato. Quindi alcuni riferimenti personali mi faccio gli auguri. Passando gli anni mi hanno visto citare quando siamo poco giovani, diciamo. Alcuni riferimenti personali saranno inevitabili perché io poi mi sono occupato di un settore, mi occupo di un settore in cui la comunicazione è particolarmente necessaria, perché mi occupo di insufficienza renale, di dialisi, di insufficienza renale cronica, di dialisi e di trapianto, quindi un settore in cui la comunicazione è indispensabile. La comunicazione, come avete visto dal programma, è il tema della mia presentazione. La signora ha chiesto di far riferimento agli interventi che ci sono stati, sono molto veloci in questo. Il primo intervento ha segnalato l'importanza, a mio avviso, dell'esistenza di associazioni, che emerge poi anche dalla riunione dell'insieme, delle associazioni di volontariato. Ha segnalato come anche le volte, come spesso, le cose seguendo i canali istituzionali possono funzionare bene. L'altro intervento, l'intervento della signora, ci ha richiamato a memoria il fatto che esistono delle situazioni umane talmente complesse, talmente meritevoli di attenzione, che veramente riesce difficile sia da commentare che da gestire. Quello che possiamo fare è di capire, di recepire, di cercare ognuno nell'ambito delle proprie possibilità di aiutarlo. Io dicevo, quando la signora Bellotti mi ha invitato, io ho scelto come argomento quello della comunicazione perché lo ritengo nell'ambito degli orientamenti dell'associazione quello che è più vicino al mio modo di pensare. La comunicazione è molto importante nella vita di tutti i giorni, particolarmente importante in medicina, un problema vecchio come il mondo, perché è legato alla fallacità delle nostre sensazioni. Voi ricordate il gioco che si faceva da ragazzi, gli si metteva in fila, si cominciava con una parola e al primo della fila si diceva bianco e spesso all'ultimo veniva una parola completamente diversa, ad esempio nero. Oggi c'è molta informazione, ma informazione vuol dire comunicazione. Questo non è sempre vero. In realtà, malgrado l'aumento dei mezzi, ci sono oggi mail, internet, telefonini, comunicare nella sostanza è sempre più difficile. A mio avviso comunicare vuol dire parlare per dire e ascoltare per sentire. Questo dobbiamo chiedere, ognuno di noi deve chiedere a se stesso se lo fa, e vale per tutti noi. Se non tardi diventa sempre più difficile parlare anche al telefono, l'altro spesso non aspetta che tu finisca la frase che comincia a dire quello che vuole lui. Quando si va a una riunione tutti, parlo in prima persona a parlare, ascoltiamo distrattamente chi sta parlando perché aspettiamo il nostro turno per dire quello che noi vogliamo dire. Questo non è un ottimo sistema, un sistema ottimale per comunicare. L'argomento comunicazione può essere affrontato in maniera sistematica dal punto di vista metodologico e scientifico oppure sulla base dell'esperienza sul campo. Ci sono gli studiosi e dei comunicatori sull'argomento comunicazione. Io oggi preferisco fare riferimento al metodo diretto maturato dall'esperienza sul campo. Quello dell'esperienza sul campo è il settore che mi è congeniale e quello sul quale mi sono dovuto formare di necessità. Perché quando io ho cominciato questo lavoro non c'erano le alternative metodologiche. Vi ho detto prima che mi sono occupato di trapianto. Nei primi anni 70 mi sono trovato, perché mi scuso per i riferimenti personali, mi sono trovato quando con il professor Bonomini abbiamo messo insieme il maestro, abbiamo messo insieme il programma trapianto, di andare nelle rianimazioni per chiedere ai parenti, ai genitori, ai ragazzi appena deceduti per incidenti stradali, chiedere di dare gli organi. Allora, vi assicuro che per un ragazzo, un giovane medico di 30-32 anni e negli anni 70 fare questo tipo di svolgere, questo tipo di attività, questo contatto per un problema che all'epoca non era neanche ovviamente conosciuto, è un'esperienza che mi ha costretto a maturare rapidamente e non avevo modelli di riferimento a cui farlo. Però oggi questo
questa è l'esperienza che definirei artigianale, quello che è vero e bisogna seguire oggi, un metodo sistemico, metodologicamente impostato, ed è quello che vuole, ed è quello che ad esempio utilizzo per gli studenti del corso di specializzazione, per i quali ho preso un docente a contratto che si occupa di specializzazione e di comunicazione e fa le cose dal punto di vista come devono essere fatte oggi. La comunicazione fra medico e paziente, io ho affrontato questo argomento in maniera, diciamo, metto fra virgolette lieve, nel senso che ho cercato di non fare, di non dare delle sentenze, ma di fare delle cose pratiche. Dico subito che non terrò per nessuno dei due attori, né per il medico né per il paziente, cercherò di essere obiettivo come dobbiamo tutti sforzarsi di essere, evitando concetti e frasi tipo il medico non si spiega, oppure detto dal paziente, oppure detto dal medico il paziente non capisce. La cosa può essere vista da due angolature diverse. Poi il titolo esatto è comunicazione medico-paziente oggi 2011, quindi va inserita inevitabilmente nel contesto generale del rapporto medico-paziente oggi 2011. Allora, se parliamo di oggi 2011, dobbiamo fare un breve riferimento, inevitabilmente, del contesto sanitario del 2011. Allora, in questi 40 anni che mi hanno visto protagonista, riferimenti personali sono legati soltanto alla necessità di dare un contesto storico, non ho la presunzione, non voglio raccontarvi le mie cose che mi interessano poco in quanto mie personali, i cambi della medicina sono stati notevoli in questi 40 anni, sono cambiati, è cambiato tutto. Siamo passati dalla medicina dell'Ottocento alla medicina dell'oltre 2000, sono cambiati i pazienti, sono cambiati i parenti, è cambiata la richiesta di salute, si è passata dalla necessità di curare i pazienti alla necessità di curare la categoria di pazienti. Si sono implementati i percorsi, le linee guida, sono cambiati i mezzi diagnostici, le nuove terapie, le progressi della medicina sono stati enormi, i trapianti, la medicina rigenerativa, le nanotecnologie. C'è l'impatto dei media e della TV che influenza grandemente questo contesto. Che cosa non è cambiato? Sicuramente non sono cambiate due cose. Per il medico la necessità di conoscere il proprio mestiere ed esercitarlo al meglio. Per il paziente la necessità di essere curato, il contatto, il rapporto medico-paziente continua ad essere centrale, non deve sembrare retorica, ma che viene sempre per ciascuno di noi nella vita, e ve lo dico con più di 40 anni di esperienza, nel momento in cui ciascuno di noi ha bisogno del medico, che lo curi, lo aiuti e che gli spieghi, oggi come ieri e come ieri l'altro. In più il medico può diventare paziente e allora capirà cose che probabilmente da medico non capiva bene e velocemente. Il paziente però non può diventare medico e non deve diventare medico, altrimenti le cose si confondono, ci vuole il rispetto per i reciproci ruoli. Per poter funzionare al meglio, il diritto, che tutti abbiamo i nostri diritti, ma per funzionare al meglio le cose devono essere. Ci sono i ruoli che vanno rispettati. Il paziente deve capire, per capire deve essere informato, ed è informato bene, solo allora collaborerà. Deve sapere, ad esempio, questo non so se viene spiegato sempre, che la medicina si basa anche, e direi in primis, su delle cose semplici: l'ambito costituzionale, le abitudini di vita, le abitudini lavorative, alimentari, la vita affettiva, eccetera. Queste sono cose che riguardano il paziente e che non sono solo questioni di esami. La medicina non è solo questione di esami da fare o di comprensione da prendere. Anche i parenti devono essere informati per poter capire bene, e perché la comunicazione in medicina è uno strumento che si suona più mani, e le dissonanze, quando le mani sono molte, le dissonanze è facile che si verificano. Vediamo alcuni aspetti pratici che possono aiutare a capire la complessità e la necessità di attenzione e partecipazione alla comunicazione. Esistono intanto affari livelli di comunicazione, cioè la comunicazione di livello alto, quella che riguarda la diagnosi, le prospettive terapeutiche, ad esempio l'insufficienza renale cronica, è necessario fare la dialisi, il trapianto, la dialisi peritoneale, il trapianto da vivente, il trapianto da cadavere, cose
diciamo di alto livello, ci sono quelle informazioni operative che potremmo dire di basso livello, l'assunzione di orari di farmaci, orari, quando smettere, come prenderli, come e dove fare gli esami, sono entrambi ugualmente importanti, anche se sono situati su due livelli. C'è il pericolo di non spiegarsi e di non capirsi. Faccio un esempio banale, quello dell'ADN. I pazienti affetti da insufficienza renale cronica devono mangiare poca carne. Allora, se non ti spieghi bene, il paziente dice mangi poca carne, mangi carne due volte alla settimana. Poi lo rivedi dopo qualche mese e indagando meglio, il paziente mangia due volte alla settimana e le altre quattro mangia il pesce. Oppure mangia il pesce, il prosciutto, la bresaola, che è sempre carne. Allora, bisogna dirgli dalla prima volta che carne, pesce, prosciutto, eccetera, sono la stessa cosa. Quindi si rischia di non capirsi su delle cose apparentemente facili. Allora si ricorre al pezzo di carta con le dosi scritte e grammate, pesate, che è più esatto ma è molto sgradevole, perché il paziente, stando attento con i grammi, vive male perché mangia male. Se invece capisce il concetto, vive meglio e mangia meglio. Per il medico poi c'è il pericolo della ripetitività. E c'è il medico domanda quanta, lei beve dell'acqua? Beve molta acqua? Il paziente risponde sì, in generale, anche quando questo non è vero, perché non lo fa apposta, si sbaglia. Anche qui si rischia di non capirsi su un argomento semplice. Perché? Perché facciamo il meglio semplice. Questa domanda, lei beve abbastanza? Io la farò tre volte al giorno per 300 volte all'anno, fa 900 volte. Per 40 anni ho fatto questa domanda 36.000 volte. Quindi per me è una domanda fatta molte volte, per il paziente è sempre la prima volta e quindi bisogna farla in una maniera e con un'attenzione tale che bisogna capire che lui si trova di fronte a questa domanda, deve capire cosa vuol dire bene e quello che per lui è molto potrebbe essere poco, perché magari è suda o ha avuto nausea, vomito o problemi intestinali. Poi bisogna considerare anche anche fattori concreti, la comunicazione in ambulatorio, allora c'è il rapporto 1-1, c'è un medico, paziente, c'è la visita in un ambiente molto importante, in cui, perché è importante nel senso che il paziente lo vede spesso per la prima volta e quindi è condizionato dall'atmosfera. Quelli che fanno la comunicazione a livello professionale, mi hanno comunicato un signor medico che si occupa, mi ha comunicato che mi ha segnalato che nei primi minuti il paziente o nel corso della prima vita il paziente recepisce il 10-15% di quello che dice il medico, perché il resto lo dedica a valutare l'ambiente così, no? Oppure il paziente fatto in ospedale, la comunicazione fatta in ospedale quando il paziente è ricoverato, allora lì c'è il rischio che molti parlano, l'interlocutore non è più 1-1 ma è un paziente e molti che parlano, i medici che sono più di uno, chi fa gli esami, chi fa l'esame radiologico, chi ripete gli infermieri, gli specializzanti, questo è un pericolo perché infischia la velocità del rapporto. Oppure si può parlare di informazioni che possono essere date, se vuole dell'attenzione, fra due vestiti, cioè il vestito il medico, il vestito il paziente, oppure il paziente può essere sfogliato e allora è in condizione di inferiorità, oppure può essere seduto, poi ci sono delle informazioni che bisogna evitare, darle in piedi, camminando sulla porta, nel corridoio, nell'atrio. Questo tipo di informazione destinasse già moltiplica per il marito notevole la possibilità di non capirsi. Un altro aspetto importante è, mi avvio alla conclusione, il pregresso del paziente, cioè il paziente che si sente dire da un medico una cosa diversa da quella che ha sentito dire, si è sentito dire fino ad ora, e questo ingenera un problema aggiuntivo e ci fa fare un'altra riflessione, che è difficile dare una cattiva notizia, ma nelle volte è molto impegnativo anche dare una buona notizia, perché ad esempio il problema che il paziente può mangiare più liberamente, che può cambiare, basta che cambi delle abitudini, che faccia meno esami, che prenda meno medicine, che l'intervento chirurgico non è necessario. Quelli pazienti sono preparati, desiderano avere una buona notizia, altri non sono preparati ad avere una buona notizia e quindi non la percepiscono nella maniera giusta. Per concludere, come medico, dico che oggi più che mai la comunicazione ha un ruolo chiave nel rapporto medico-paziente, deve essere finalizzato a identificare, dimensionare e avviare la migliore soluzione possibile del problema clinico del paziente. Questo aspetto viene prima degli esami dei farmaci, la comunicazione deve essere adattata al
al mondo di oggi, nel quale un paziente è sicuramente un interlocutore attivo ed attento, sicuramente più partecipe. Concludendo come preside, è necessario inserire in qualche modo la formazione e la comunicazione nel corso di laurea. Non è facile, perché oggi le cose che dovrebbero essere comunicate al giovane medico sono veramente moltissime e non tutti lo percepiscono nel modo giusto. Vediamo ad esempio cosa dice un articolo del New England Journal of Medicine, che è una Bibbia nel mondo medico, del febbraio del 2011, in cui in questo articolo si parla di come deve essere fatto il buon medico. Questo articolo in generale parla di il sistema sanitario in America è disastroso, sembrava che parlassero anche di realtà più vicine a noi dell'America. Il sistema sanitario è disastroso, bisogna cambiarlo un pochettino anche i medici, vediamo come deve essere un buon medico, fa una specie di decalogo. Un buon medico di oggi deve, secondo il New England Journal of Medicine, possedere la capacità di esercitare la medicina basata sull'evidenza, deve avere padronanza della tecnologia, deve avere la identificazione e il miglioramento della qualità, deve avere la conoscenza dei costi, deve avere la capacità di coordinare il trattamento, deve avere la capacità di guidare gruppi interdisciplinari, deve avere la capacità di prendere decisioni operative. A parte che emerge la figura di una specie di superuomo, perché deve saper fare veramente molte cose, non compare nella forma e sostanza la parola comunicazione, in realtà non compare neanche la parola paziente, ma comunque. Ecco, invece la comunicazione è indispensabile. Il metodo per comunicare si può insegnare, la necessità di comunicare deve emergere nel corso di studi e si deve concretizzare nel corso della pratica clinica. Gli strumenti, in soldoni e in maniera pratica, come ho cercato di impostare questa breve chiacchierata con voi. Gli strumenti sono il tempo, che comunicare richiede tempo, la pazienza, l'apertura mentale, la reciproca empatia. Ci sono oggi questi strumenti? Sono comunque strumenti che appartengono alla sfera umana e non alla sfera tecnologica e sono sempre validi oggi come ieri e come molti anni fa. Vi ringrazio per l'attenzione.